Buongiorno a tutti, siamo al Parco Giardino Sigurtà con Luca Campagnari, che è il nostro apicoltore del cuore, che si occupa dell'arnia che si trova in fattoria didattica. Forse non tutti sanno che all'interno del parco si trova una fattoria con diversi animali da vedere da vicino, e oggi quello che vi mostriamo è proprio quest'arnia, che è in ottima salute, e la tecnica per raccogliere il miele. Se avete delle domande, mi raccomando, chiedeteci tutto, perché è il momento per poter rispondere. Quello che vi posso raccontare intanto è che Luca si sta avvicinando a noi. Il miele quando è maturo lo chiudono con un velo di cera. Il miele quando è maturo lo chiudono con un velo di cera. Avvicinati pure Luca, sennò magari non si sente. Ecco qua. Come si chiamano questi rettangoli di legno? Sono i telaini. I telaini. Sono stati montati, per così dire, sulla nostra arnia, che come vedete è registrata all'anagrafe apistica nazionale, come da regola. Sono stati montati due melari, quello azzurro e quello verde. Il primo è stato appoggiato sopra nella prima metà di maggio e il secondo invece a metà maggio. Prima ovviamente è stato controllato che le api stessero bene, che la regina fosse in forma, e questo è proprio il metodo tradizionale per la raccolta del miele. Ne approfitto per ricordarvi che il miele è anche acquistabile all'interno dello shop del parco, che si trova a pochi metri dall'ingresso. Ovviamente si tratta di miele biologico, perché è controllato. Guardate, vediamo se riusciamo a vedere da vicino tutte le api appoggiate a questi telaini. Luca fa questo lavoro da generazioni, ha seguito le orme di suo papà, che veniva a... Eccoci, abbiamo perso un pochino di connessione, scusate, ma siamo proprio in un punto nella parte dietro alle colline del parco. Siamo all'interno del Parco Giardino Sigurtà. Quello che vediamo alle spalle dell'arnia, tra l'altro, sono gli alberi della Valle del Mincio. Proprio dietro quegli alberi c'è il Mincio, che è il fiume che porta l'acqua fuori dal lago di Garda verso Mantova. Come dicevo, Luca fa questo lavoro da diverse generazioni. Pensate che suo papà ha iniziato a lavorare da noi proprio per prendersi cura della nostra arnia, quindi sono veramente molti anni che ci occupiamo di questa pratica. E troviamo che sia molto interessante riprenderla oggi in questa diretta, perché non è scontato vedere da vicino proprio il trattamento dell'arnia e la raccolta del miele. Mi raccontava che qualche volta viene punto, nonostante il piccolo scafandro in versione estiva che indossa oggi, e che anche i suoi figli si stanno appassionando a questo mestiere, che speriamo che non si perda. È importantissimo per il mondo delle api che appunto la natura non subisca trattamenti chimici, perché sono animali molto sensibili, ma anche molto utili all'ambiente, in questo caso anche a scopo didattico. Quanti telaini stai raccogliendo, Luca? 9 per melario. Quanto miele si può raccogliere con una quantità del genere? Diciamo che praticamente la stagione è finita, quindi dopo di questi credo che... Quanti vasetti da 500, diciamo, si possono fare, da 500 grammi? 40 vasetti da 500 grammi possono venire da due melari del genere. Sono i primi due di questa stagione? Sono i primi due. Questo è il periodo principale della raccolta. Come vedete, vengono usate queste
spazzole leggerissime che allontanano le api senza fargli male, ovviamente, perché Luca è molto attento a questo dono prezioso che è l'arnia e anche alla salute della regina, che ovviamente se la regina sta male, allora l'arnia termina il suo lavoro, perché è tutto in funzione della regina. Guardate lo sciame che si alza quando viene spazzolato il telaino. Con queste leggerissime, come dire, spruzzatine di fumo, senza nuocere assolutamente all'alveare, all'arnia e quindi alla vita delle api, si riesce a raggiungere più facilmente il miele. Penso che sia interessante mostrare anche ai bambini magari questo video, che manterremo sulla nostra fanpage anche una fase successiva rispetto alla diretta, che sia interessante far vedere proprio ai bambini come avviene questa pratica. Tanto ci sono anche delle farfalle che si stanno avvicinando. Eccolo qua, il primo melario è stato svuotato. Viene riempito prima la parte alta o la parte bassa? Allora, se ne mette uno, primo così. Viene messo prima quello azzurro. Quando il primo è stato riempito, viene appoggiato quello sopra in modo tale che inizino a riempire le api, inizino a riempire lo spazio con il miele e anche lo spazio sopra. Se avete qualche domanda, sono qui per leggervi. Qualche spazzolata leggera. Le api che si alzano. È un'arnia in salute e Luca mi raccontava che quest'arnia produce un miele. È un miele fiori o un miele di acacia, Luca? Un miele fiori. Che è proprio quello che trovate all'interno del parco in vendita. Lo dico perché è sempre interessante vedere la genesi dei prodotti, quindi insomma avete l'opportunità proprio di cogliere la lavorazione, che è un'antichissima lavorazione, un mestiere che speriamo che non vada scomparendo. Molto interessante. Le api non subiscono danni, possiamo dirlo? Che abbiamo un pubblico sempre molto attento, ecco. Da quanti anni abbiamo quest'arnia all'interno del giardino? 30 anni. Circa 30 anni, si sono perse le memorie storiche oltre i 30 anni, ma vi posso dire che ogni anno viene curata la sua salute, viene controllata, eventualmente viene integrata se vediamo che magari un inverno un po' rigido o qualche problema ha un po', come dire, rovinato la salute di questa arnia, ma mai come quest'anno vediamo questo spettacolo. Abbiamo anche dei bambini che vengono a vedere da vicino l'evoluzione dell'arnia e la raccolta del miele. Due colonne.
sta raccogliendo il miele. Mi sposto da un'altra posizione per vedere se riesco a inquadrare anche da più vicino. Possiamo vedere da vicino uno di questi. Possiamo vedere da vicino uno di questi telaini? Vedete, con una spatolina viene disincastrato. Scusate il bello della diretta, mi sono allontanata perché ero circondata da api anch'io e non ho le protezioni di Luca. Eccoci qua. Grazie. Vi diamo appuntamento per la nostra estate al Parco Giardino Sigurtà, proprio mentre Luca termina questa estrazione, e vi ricordiamo di venire a sbirciare all'interno della fattoria didattica, dove abbiamo quest'arnia che viene raccontata anche attraverso dei pannelli didattici che potete trovare proprio all'interno della fattoria, dove anche con i bambini, ma non solo con i bambini, perché molte informazioni anche noi adulti non le conosciamo da vicino, e insomma potete venire a leggere questi pannelli didattici che vi raccontano un po' la vita delle api e la loro importantissima funzione all'interno del nostro ecosistema naturale, e non si parla solo di api, ma si parla anche di natura, dell'intelligenza delle piante, alcuni segreti che non tutti sanno, e poi trovate diverse specie di animali da cortile che non è facile trovare nelle fattorie normali, perché magari hanno una produzione un po' più limitata, quindi non vengono più scelti, ecco, ai fini della produzione alimentare, ma che noi conserviamo perché hanno una caratterizzazione veneta e perché sono molto interessanti da scoprire. E anche in questo caso abbiamo dei pannelli che li introducono, dei pannelli didattici che li avvicinano al mondo dei nostri visitatori. Quindi siamo proprio, ecco qua alla mia sinistra, nascosta da queste ampie fronde, abbiamo la fattoria, e vi invito a venire con i vostri bambini a scoprire questo mondo naturale da cortile, ma non per questo assolutamente meno importante o meno interessante. Vi aspettiamo al parco durante la nostra estate.